State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Voltiamo pagina. Via, via. Adesso parliamo di cinema. Bravo. Lo facciamo con il guru della recitazione, colui che ci regala il vero cinema e che passa i suoi giorni a stretto contatto con le star di Hollywood. Darei il buongiorno a Ramon Armando Stanislazzo. Buongiorno ragazzi! Maestro, che bello risentirla, come sta? Piatra, io sto bene, grazie dello interesse. Però fino a sapere leggere e scrivere, quando sento che mi dicete come sta, mi tocco le pelotas che non si sa mai, la sfiga sta sempre dietro l'angulo. Maestro, com'è superstizioso, poi in Italia si dice angolo, non angulo. Bueno, pipo de na pipa, però se la giornata te va male, in Argentina si dice che te lo prende nell'angulo. E non nell'angolo. Diciamo che anche qui da noi si dice più o meno così. Comunque, veniamo al grande cinema. Di che film ci parla oggi? Oggi mi parlerà dello film che sta facendo parlare tutto il mondo, perché il regista ha preso de star mondiale de famosi per lo film e ha fatto tanta di quella pubblicità, solo che il pubblico non lo sta apprezzando come si dovrebbe, perché sta un dubbio atroce e il regista non ha spiegato bene il perché. Ah, io ho capito, è Skyfall. No, dico io, Pippo, è l'ultimo, quello con Margherita Bui? No, cabrones, ma quale fallo de Sky, quale buio de Margherita? Ma lo film è l'ultima fatica di Sergio Castellitto, venuto al mondo. Sì, quello scritto dalla moglie, diretto da lui e recitato dal figlio. Vabbè, dai. Io l'ho visto, non ho avuto dubbi e è un pochino noioso. Dici? Caro Leandro, perché tu non lo tieni capito? Escucha, ma tu tieni visto la versione italiana o quella marracana? Ma io l'ho visto in Italia, quindi non sapevo ci fossero claro. due. Così, puta madre che te parrio. E ora vi faccio sentire la versione che in Italia non vedrete mai. Bene, tanto io, come sanno tutti, non vedrò né una né l'altra. Quindi l'aspetti a casa. Bravo. È così, c'è la sigla? Ma cos'è sta roba? Ramon! Stopper, puta madre, scusatemi, ma questa era la mia versione privata di Venuto al Mondo. Non si capisce come è stato possibile questo errore, ma ora vamos con quella giusta. Speriamo. Dai, Venuto al Mondo. Ma questa è la colonna sonora di Senti chi parla. E se ancora questa? Venga signora, che ci siamo, ancora un po'. Bene, ancora, spinga. Eccolo. Dottore, mi dica, com'è, è bello, vero? Signora, sarò sincero, suo figlio è brutto come la peste, ma almeno è venuto al mondo. Venuto al Mondo, il nuovo film di Sergio Castellitto. Questo è già mangiato. Maestro, non era proprio così la trama, ma non rovino il finale per il pubblico a casa. A me onestamente piaceva la versione privata. Allora tu te devi vedere il film della Margherita Buia, se ti piacciono le zozzerie. Ricordiamole, sono valse il premio di miglior attrice, ma non era Isabella Ferrari. Grazie al caso. Pippo, secondo me, grazie al primo che hai detto. Grazie, Ramon, ci sentiamo la settimana prossima. Comunque era Isabella Ferrari. Addio, no, cabroni! Scusate, ma ora vado a chiedere a Margherita Buia Isabella se vuole Ferrari fare un provino con me. Vamo! Buona le sue.